Grazie Presidente. Io in premessa vorrei subito dire una cosa molto chiara. Oggi dobbiamo ringraziare tutti i cittadini che per anni, alcuni per anche decenni, si sono battuti per i diritti che avevano in capo rispetto a quanto l'amministrazione aveva convenzionato nei loro confronti. Questa amministrazione non ha fatto altro che attivare uno strumento, una commissione di indagine, per poter acquisire, per poter ascoltare, per poter crescere rispetto a tutte le rappresentazioni che sono state portate da questa cittadinanza. Ed è a loro che va prima di tutto reso grazie, perché un'amministrazione politica anche come la nostra, ovviamente, senza questa cittadinanza, anche in questo comparto amministrativo, non avrebbe fatto tanti passi in avanti. Questo come premessa molto chiara. Sulla delibera in oggetto oggi è una delle casistiche che ricorre purtroppo in questa città, ma ne abbiamo anche altre, come ha ricordato l'assessore. Oggi rappresentiamo forse la casistica che più ha in qualche modo generato, perché appunto stiamo parlando di un fallimento, che ha generato il fallimento della mancanza del controllo da parte dell'amministrazione pubblica rispetto appunto, come diceva l'assessore, a uno degli interessi pubblici prioritari. La casa per ogni famiglia è sicuramente un interesse prioritario. Per un'amministrazione che ha convenzionato con degli operatori privati dei diritti all'abitare, così come rappresentati nella 167 del 62, questo rappresenta uno degli interessi pubblici prioritari. Ci siamo trovati ovviamente di fronte alla gestione di una verifica, soltanto se parliamo dei 55 piani di zona afferenti al secondo PEP, a una straordinarietà anche qui di controllo, di verifica amministrativa mai fatta prima, perché l'organico in dotazione alla nostra struttura, al PAU, il comparto edilizia sociale, ovviamente era tarata, è tarata tutt'oggi per soddisfare una gestione amministrativa ordinaria. È arrivata un'amministrazione e ha chiesto la verifica di tutti e 55 i piani di zona contemporaneamente. Ogni piano di zona ha in media una decina di comparti, ogni comparto può avere più di una palazzina. Immaginate il lavoro, il carico straordinario. La magistratura ci sta mettendo un tempo importante per, lo sottolineo ancora una volta, avere la certezza che il diritto, la legalità venga ripristinata. Ecco, l'amministrazione sta facendo la stessa cosa. Oggi stiamo portando probabilmente il primo piano di zona che è frutto del lavoro anche della commissione di indagine, ma anche della commissione urbanistica. Non è il primo però di questa amministrazione, perché come sapete abbiamo lavorato già anche prima dell'istituzione della commissione su altri piani di zona. Però è un segnale molto importante che dà la misura comunque del tempo che ci vuole per poter garantire a questi cittadini il ripristino dei loro diritti. Anticipo quindi due ordini del giorno anche per evitare gli interventi in seguito. Il primo ordine del giorno è una richiesta alla Giunta di valutare, proprio perché siamo in un regime di amministrazione tra virgolette straordinaria, una richiesta di personale in più ai ministeri di competenza per accelerare comunque la risoluzione dei diritti di cui parlavo prima, perché comunque i cittadini hanno bisogno anche di risposte celeri. Stiamo parlando comunque anche di famiglie che a tutt'oggi sono comunque all'interno della morsa degli sfratti rispetto ai raggiri, del non rispetto dei prezzi convenzionati. Questo ordine del giorno è molto importante perché in maniera matura anche qui bisogna anche fare i conti con quello che è la fattibilità
vorremmo chiudere entro questa consiliatura e portare a casa, ecco perché il profilo basso, non stiamo festeggiando nulla oggi, anche se è un grande risultato, festeggeremo quando avremo risolto il diritto all'abitare di tutte queste famiglie, quando avremo ripristinato il diritto all'abitare di tutte queste famiglie. L'altro ordine del giorno riguarda, nella fattispecie proprio per questo piano di zona, una prerogativa che abbiamo già analizzato, ma lo vogliamo sottolineare oggi in aula. Ci è stato detto cosa accadrà adesso rispetto a questo piano di zona che è in regime di locazione, che cosa farà l'amministrazione. Ecco, quello che faremo sarà molto semplice, sarà di riattivare il principio della 167. Chiediamo quindi alla Giunta di lavorare per predisporre comunque dei bandi verso ovviamente dei operatori per comunque considerare come premiante la possibilità da parte degli inquilini attuali, ovviamente fermo restando la verifica dei requisiti, di potersi costituire in cooperativa. Questo potrà dare modo agli inquilini di poter in proprio gestire quello che è la loro comunità, abbattendo i costi degli oneri accessori, potendo abbattere anche tutta una serie di altri costi che riguardano comunque la gestione di una comunità e di tutti i servizi di cui gode, pagando semplicemente il canone agevolato previsto dalla convenzione iniziale, né un euro di più né un euro di meno, fino ad andare a saldare comunque il passivo che purtroppo l'operatore privato che si era preso carico di far rispettare i loro diritti non è stato capace di fare. Grazie.